Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di sconti pazzeschi, prezzi mai visti, signora mia! Ciao a tutti e benvenuti nel Black Friday, Creamy, che in realtà non è proprio Black Friday, è un musetto di becco Friday. Lo chiamiamo così, musetto di becco Friday. E poi è musetto di becco fine novembre. Sì, fine novembre, Friday. Tra pochi giorni noi festeggiamo il primo anno di Creamy. Mi sembra assurdo che veramente sia così poco, cioè mi sembra una vita e mezzo, pure quattro vite, che io faccio questo lavoro, che la dice lunga sulla mia tostaggine, no? Per Natale io non volevo fare solo gli scontoni, ma aspettate perché gli scontoni ci saranno, volevo anche lanciare dei prodotti nuovi. Sono qui per annunciarvi non solo il periodo del musetto di Becco Friday, che sarà da oggi fino al 30 di novembre, ce lo siamo segnati, cioè il Black Friday, il musetto di Becco Friday più lungo di questa storia, proprio per consentirvi di fare i vostri regali di Natale. Noi vogliamo che siano fatti con i nostri prodotti perché sono i più belli del mondo, ma vi annunciamo anche il lancio di nuovi prodotti e il mio primo prodotto in edizione limitata. Sono un po' emozionata. Vi presento il mini bundle natalizio. Allora, questo è... Allora, tu hai rotto. Ok, il mini bundle natalizio è una chicchina che troverete disponibile solo quest'anno. Una volta finito, finisce. E ciao, sayonara, non torna più. L'anno prossimo faremo un altro mini bundle natalizio perché ci ho preso gusto e mi piace moltissimo. Cosa c'è all'interno di questo bellissimo bundle venduto? Io ho dormito poco. Venduto al modico prezzo di 35 euro. Oh mio Dio, costa troppo, ragazzi! Il Made in Italy, uno si paga... Due, siamo una piccola impresa. Tre, tutto il resto è super scontato, quindi questa è un'edizione limitata al suo costo. Io l'avrei comprato, non vi nego. Intanto di questo bundle notiamo la pochette Loki, in collaborazione con Loki, la seconda collaborazione con Loki. E voi sapete che state aspettando anche un'altra notizia in questo video, ve la do dopo. Questa è la nuova pochette Loki per Creamy, che è piccolina in formato mini. È carinissima. Perché di qua... c'è scritto la 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 la, perché è l'unico mio pensiero sul Natale quest'anno. E dietro ha scritto la 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 la. Io sono una maestra copywriter, la amo. Ovviamente io non potevo fare un Natale che non fosse rosa, quindi anche il Natale Creamy è rosa e va attaccate, ok? Chi non ama il rosa ha bisogno di amare il rosa per vivere meglio. Questa è una pochette sempre fatta dai nostri amici di Loki, come sapete sono nostri partner da qualche mese ormai. Cioè il bundle che abbiamo fatto con loro, con la loro busta maxi dei Lettering Lover, è andato sold out. Ora ci arriviamo. Loro hanno una produzione molto etica, hanno la certificazione Ecotech, hanno la produzione in parte in Cina e possiedono i mezzi di produzione, cioè possiedono metà della fabbrica dove producono, che è una fabbrica familiare che sta attentissima al benessere dei lavoratori, e appunto produce queste pochette dagli standard altissimi. Sono impermeabili, non si riescono a strappare, non si riescono a stropicciare, quindi sono perfette per qualsiasi cosa. Tipo questa io la userei anche banalmente per metterci dentro il mio cambio quando vado al mare. Dentro questa pochette cosa trovate? Troviamo un prodotto nuovo, un altro prodotto nuovo. Voi sapete che non ero soddisfatta al 100% dell'aesthetic, quindi vi presento il quadernetti. Il quadernetti, che è questo quadernetto, perché si chiama così? È una lunga storia ed è una storia dal grande legame affettivo per me. La persona che mi ha aiutato ad aprire il brand con consigli emotivamente e insomma il mio professore d'economia dell'università mi ha detto: sì Daniela, però non limitarti a fare quadernetti, fai cose che abbiano un senso. E quindi io in suo onore ho prodotto il quadernetti. Qual è la caratteristica del quadernetti? Intanto è pionzo, non so se riuscite a capire, quando è grande il doppio dell'aesthetic come pagine. Ha sempre le nostre fantastiche pagine, 140 grammi, arco print liscissime bianche, ma non super bianche. Ha questa volta la copertina in sintetico all'elastico, cosa che l'aesthetic non aveva, e ribadisco, viene venduta allo stesso prezzo singolarmente sul sito da oggi. Ha il taglio colorato a quadrettini, ha questa estetica appunto geometrica nella quale sto indugiando moltissimo quest'anno. E aspettate, perché al contrario di qualsiasi altro quaderno che abbia mai prodotto prima dei Lettering Lover, anche lui ha l'apertura super piatta, quindi è perfetta per i mini bullet. Questo è il mio quadernetti. Notate un leggero stato di degrado, che io l'ho da un po' di tempo e ci disegno sul divano e lo amo tantissimo. Ci si possono fare lettering tradizionali, quindi con delle penne, e ora ne parliamo, oppure questa carta regge anche benissimo dei pennarelli più impegnativi e dei riempimenti molto grandi. Vi vorrei far vedere il retro di questa pagina,
dove non è passato assolutamente niente. Sono acrilici. Questo quadernetto è il mio quadernetto dei sogni perché sì, bello girare con il mio quadernone quadrato, però oggettivamente nella maggior parte delle borse e nelle tasche non mi ci entra. Io sono una persona che ama i cappotti con le tasche grandi per poterci mettere tutto. Lui ci entra ed è il mio quaderno del lettering dei sogni. Tant'è che sto anche pensando di fare altri prodotti della linea Lettering Lover con questo formato perché lo amo moltissimo. La cosa che sia con la copertura siliconata, quindi è anche toccoso, gli permette di essere lavato molto facilmente, quindi per esempio io qui ci avevo fatto una macchia immensa di acrilico rosso perché avevo lasciato il foglio di prova aperto accanto, l'avevo macchiato tutto e con l'alcol è venuto via praticamente tutto. Quindi è un quadernino estremamente resistente, lo potete riporre così che lui tornerà sempre dritto. Lo amo, e questa è una tecnologia che non credo che mollerò più perché è veramente eccezionale. In più questo non si rovina in borsa perché ha l'elastico e quindi non si spagina. Il quadernetti per me è amore ed è incluso nel bundle. Ma in questo bundle che cos'altro ci sarà incluso? Cioè, come mettere un quadernetto che io voglio che usiate come bullet, come quadernino per gli appunti, come taccuino, come quadernino per il lettering senza mettervi delle penne rosse? Quindi Marvi Uchida ha rinnovato la collaborazione con noi, sono super contenta di questa cosa. E da allora abbiamo ordinato le pen rosse, quindi quelle monolinea perfette con un impennino super preciso, dalla longevità immensa, non ne ho ancora finita una e voi sapete quanto io scriva, e le pen flex, che sono quelle con cui ho realizzato il lettering di prima. E sono praticamente una fude, quindi un brush pen però abbastanza rigido da rendervi la vita un pochino più facile, insomma, quando imparate. E con queste potete fare anche tranquillamente i lettering lover se volete dargli un tocco di colore. Ogni volta che viene detto un tocco di colore un designer muore. Ma che cos'altro c'è in questo bundle? Il pezzo forte, secondo me. Non lo so, non so decidere qual è il pezzo forte. C'è un kit di biglietti di auguri che io amo incredibilmente perché sono i biglietti di auguri in stile Creamy e Miss Creamy Creamy. Questi biglietti di auguri sono stati disegnati in collaborazione con Francesca Hannibal Lettering, che è una delle due ragazze che ha collaborato anche ai Lettering Lover. Li amo. Vediamoli tutti e intanto facciamo una piccola carrellata di caratteristiche. Sono cartoline 9x15, quindi sono le cartoline uguali a quelle che avete nel nostro pacco, però invece che aver scritti i ringraziamenti dietro hanno scritto un template per scrivere i vostri auguri, quindi potete oggettivamente usarle per i vostri auguri di Natale se non volete tenerle. E sono tutte ironiche e hanno tutta la nobilitazione in oro 3D e questa è una novità, la patina soft touch anche in queste cartoline, quindi non abbiamo badato a spese per queste cartoline, le amiamo tantissimo. Come bigliettini abbiamo il 2020 è quasi finito, ho 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 ho, da dire proprio così. Questo è uno dei miei preferiti. Ti ho regalato calzini, pigiama, mutande con le checkbox da smarcare. Poi questa è la riedizione di un bigliettino che ho fatto con Frafrog nella prima edizione del Creamy Natale. Questo in collaborazione con un'altra Francesca, ossia con Hannibal Lettering, però comunque stupendo, che è tante angurie di Buon Natale! Adoro come lei abbia usato le lucine natalizie per fare i segni dell'anguria, è una cosa geniale. Poi questo è quello che direbbe qualsiasi nonna della serie, sì, auguri, ma quando si mangia. Questa è la ripresa della grafica della pochette, la 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 la, e adoro quando non si ha niente da dire perché non dire la 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 la. Questa credo che sia la mia preferita in assoluto, a parte perché è rosa, ma anche Babbo Natale non crede che tu esista, davvero. Tutte queste sei cartoline sono inserite in una busta di carta di riso semitrasparente, che trovo super elegante, che noi vi lasciamo in tonza così non la incolliamo, nonostante abbia la colla attivabile qui sopra. Non ci mettiamo l'adesivo perché vogliamo che voi possiate usarla come volete. Questo è il bundle, busta con le cartoline, all'interno della bustina Loki in formato piccolino, le due penne Marvi Uchida e il quadernetti. Questo bundle, ripeto, l'abbiamo preso in pochissimi pezzi, edizione super limitata, una volta che sarà finito per sempre, e l'anno prossimo ne faremo un altro. Abbiamo deciso di fare questa cosa ogni volta a Natale e a Black Friday perché ci piace molto l'idea che voi abbiate qualcosa di unico ogni anno, e in più il quadernetti è una di quelle cose che noi vogliamo che voi consumiate, vogliamo stampare sempre l'edizione limitata, quindi probabilmente anche il quadernetti di quest'anno sarà diverso dal quadernetti dell'anno prossimo. Il quadernetti lo so che può sembrare un prodotto molto semplice, ma in realtà è proprio il mio prodotto del cuore, perché è una cosa che mi mancava. Voi sapete che io cerco sempre di fare prodotti che mi mancano nel mio arsenale, e un quadernetto così piccolino, morbidoso, che si apre piatto, con la carta bellissima, con l'elastico comodo, io non ce l'avevo, e in più vabbè è rosa, però prometto che ad anno nuovo, se vi piace,
Vi faccio anche un altro colore meno rosa. Meno, non del tutto non rosa, però meno rosa. C'è Marta che mi guarda male della serie. A me non piace perché è rosa. Io la voglio verde. Vabbè, lo faremo anche verde. Poi veniamo alle altre notizie che volevate. Il bando al Lettering Lover è ritornato e ad uno sconto mai visto. C'è stato un restock totale dei prodotti, quindi anche del bundle Lettering Lover, ma non solo, ci sono 10 euro di sconto praticamente su tutto. Quindi quando i diary costavano 30 a prezzo pieno, ora tutti i diary costano 20, quindi l'Inspire Diary e il Decor Diary a 20 euro. Non l'abbiamo mai visti, ok? I Lettering Lover, che costano da soli 35, adesso costano 25. I bullet, che vi annuncio che sono gli ultimi che troverete sul sito, perché li presenteremo di nuovo a gennaio-febbraio in una veste nuova, con tutte le cose che abbiamo imparato e con un redesign anche della copertina, in modo tale che voi possiate averlo diverso per il 2021. Da 35 passano a 25 anche loro. E il bundle Lettering Lover da 70 euro passa a 50. Io sarei contenta. Aspettate, non vi ho detto ancora una cosa: le spedizioni saranno gratuite per gli ordini superiori ai 10 euro. Perché ordini superiori ai 10 euro? Perché il kit dei bigliettini, che è sempre in edizione limitata stampata solo quest'anno, che non troverete mai più, è in vendita anche singolarmente al prezzo di 8 euro. Quindi se volete potete aggiungerlo ad un ordine per superare i 10 euro e averlo senza pagare la spedizione, oppure con 8 euro pagare la spedizione. Sul sito sarà disponibile anche il quadernetto in edizione singola fuori dal bundle a 18 euro invece che 20. Trovo che sia un'ottima idea regalo, anche perché tutti hanno bisogno di un quadernetto con il taglio colorato, con il loro, con il rosa, con le pagine stupende e l'apertura piatta. Senza contare appunto che con 18 euro non pagate la spedizione. Quindi qualche piccola notizia sul packaging. Intanto vi arriverà la nuova cartolina natalizia fatta in collaborazione con Hannibal Lettering. Voi non me la state seguendo abbastanza quella ragazza, ora voi mettete un attimo in pausa il video, andate al link qui sotto alla pagina di Hannibal Lettering e sfontatele il contatore dei follower, per favore. È proprio una scommessa che ho fatto io con lei. Andate. Questa è la nuova cartolina che riceveranno tutti gli ordini fatti in questo periodo, da qui a Natale, quindi Natale 2020. Ci sarebbe dovuto essere scritto che palle, però va bene. Inoltre, in ogni pacco spedito di qui a Natale, cioè quindi non solo per il Black Friday, fino ad esaurimento scorte, sarà inserito un marshmallow by InKit personalizzato per Creamy, quindi un piccolo marshmallino, un piccolo momento dolce offerto da questa ditta che si occupa di stampare su dolcetti, che trovo che siano fantastici. Inoltre, dentro ad ogni pacco di qui a Natale ci sarà un codice sconto da utilizzare nello shop della mia amica Virgola. Siccome stiamo facendo entrambi delle promozioni per il Black Friday, abbiamo pensato che fosse meglio non farsi concorrenza ma fare cross promotion, perché è un po' la nostra filosofia di vita. Le vere regine non si tirano giù dal trono, ma si sistemano la corona a vicenda. Poi, piccole notizie di packaging, abbiamo anche deciso di cercare di impattare ancora meno. Al momento i nostri pacchi sono fatti con una scatola che pensiamo riutilizzabile, stampata all'interno, eccetera. E tutti gli ordini che non hanno un singolo oggetto vengono comunque spediti con quella scatola. Per gli ordini più piccoli, tipo per il singolo quadernetti o per il bundle singolo, eccetera, abbiamo pensato di ordinare delle buste che emettano ancora meno, perché sono delle buste che non hanno inchiostro e quindi, anche se riciclate e buttate, impattano molto meno sul sistema di smaltimento. In più vengono spedite senza la busta SDA, che è di plastica, con cui noi spediamo, e quindi della plastica la spediamo, quindi non hanno neanche imballo dentro, perché hanno questo cartone super resistente che vi protegge il prodotto dagli urti. Vogliamo fare questa prova questo Natale, vedere se riusciamo a fare una transizione verso un pack ancora più sostenibile, perché comunque anche i pippolini verdi non hanno solo un costo economico, ma anche hanno un impatto a livello di trasporto, perché sono sacchi molto grossi che mobilitano tanti camion, e quindi cerchiamo di essere ancora più coerenti dal punto di vista dell'ecologia. Quindi chi ordina cose piccoline, tipo il bundle, oppure solo la busta con i biglietti di Natale, oppure solo un quadernetti, oppure solo un aesthetic, riceverà questa busta che è incollata sopra l'adesivo di Creamy e saprà di aver contribuito a rendere il mondo un posto più pulito. Allora, gli ordini del Black Friday sono in pre-order, nel senso che voi ordinerete adesso, perché ci aspettiamo una mole di ordini che sarà un po' difficile da gestire. Quindi, come al solito, noi per riorganizzare, assumere eventuale personale, eccetera, ci prendiamo questi 10 giorni di promozione come pre-order. Quindi sappiate che quello che voi ordinate adesso è un pre-order da adesso in poi, da adesso fino al 30 di novembre. Questi pacchi arrivano entro Natale, perché li evaderemo tutti entro Natale, per avere la sicurezza di ordinare qualcosa da noi anche finito il Black Friday, che volete usare come regalo di Natale.
ordinatela entro il 14. Entro il 14 di dicembre noi garantiamo la spedizione in arrivo il 24. A meno di apocalisse zombie, visto che quest'anno si riserva delle sorprese. Sì, a meno di apocalisse zombie. O di asteroidi, o di locuste, o... Ok. Queste credo che siano state tutte le informazioni. Vi faccio un breve recap. Nuovi prodotti sullo store. Il mini bandolino natalizio in edizione super limitata. Una volta finito non ce ne sarà più. Con la pochette in edizione limitata. I bigliettini in edizione limitata. Le Marvi Uccida in edizione limitata rosse e il quadernetti. Altri prodotti caricati sullo shop nuovi in edizione limitata sono i biglietti di Natale nella loro bustina di carta di riso. Nuovo prodotto sullo shop, anche il quadernetti singolo. Tutti i prodotti sullo shop avranno uno sconto che arriva fino ai 10 euro per prodotto. Praticamente tutti i prodotti hanno uno sconto di 10 euro. La spedizione è gratuita per gli ordini sopra i 10 euro. Gli ordini fino al 30 di novembre si considerano in pre-order. Mega restock, quindi anche i prodotti sold out sono stati restoccati. Gli ordini che arrivano entro il 14 dicembre sono garantiti in arrivo entro la vigilia di Natale. Credo di aver detto tutto. Ovviamente dentro il pack abbiamo cartolina nuova, Marshmallow by Inkit, che ringraziamo moltissimo, e codice sconto per lo shop di Virgola, che è la mia best imprenditrice. E niente, direi che ci siamo detti tutto. Date fuoco ai portafogli. No, fuoco alle polveri. Fuoco alle carte di credito. Noi siamo qui pronti a ricevere i vostri ordini. Cercheremo di mandarveli il prima possibile, di organizzarci benissimo. Ovviamente ci sono dei protocolli di sicurezza che sono molto stringenti e quindi... è veramente difficile. Vi ringraziamo tantissimo per la fiducia che state dando a questa piccola ditta tutta al femminile, e oltretutto adesso anche chi viene ad aiutarci a fare i pacchi e chi ritira i pacchi, tutte donne! Davvero grazie mille, è commovente. Speriamo di festeggiare bene il compleanno di Creamy. Niente, io sono ancora stupefatta dal fatto che è un anno che facciamo questa cosa e non sono 10. È impressionante, è talmente tanto l'impegno e il lavoro mentale. Comunque per il 2021 sto pensando a prodotti pazzeschi, ve lo dico. Sono tutti nella lista, idee malsane di Daniela. Esatto, esatto. Quindi Marta ha già detto tutto. Vi dico solo che ci sarà acquerello, cose a descrizione, prodotti nuovi in collaborazione. Voi non avete idea di cosa sta bollendo qui dentro, mi emoziono sempre un po' alla fine di questi video. Grazie mille ragazzi, un bacio. Ciao! Fare i video tutta truccata, poi fare la fine video nello stato di devastazione che comporta l'editing. Bene ragazzi, vi aspetto su Creamy Shop, anzi non ve l'ho detto, seguite su Instagram anche Creamy Shop, non solo me perché io sono fantastica, ma anche Creamy Shop perché essendo il mio brand è fantastico anche quello. Buon shopping!